Il bello e il cattivo tempo, stasera di nuovo al Salone Margherita, siamo in compagnia di Lorenzo degli Oblivion che proprio questa sera debuttano al Salone Margherita con uno spettacolo dal titolo Oblivion Zip. Zip, perché un nome tecnologico, informatico, diciamo. Sì, anche un po' da maniaco, quelli che si cavano la zip davanti alle scuole con i bambini. Ecco, insomma, nel nostro caso sì, siamo un po' maniaci, ma siamo anche un po' tecnologici. In realtà lo spettacolo è proprio un grandissimo archivio di tutto quello che abbiamo fatto, di tutti i piccoli sketch che abbiamo fatto negli ultimi N anni, per cui è anche molto leggero, come vedete alle nostre spalle, come proprio un file zip. Abbiamo quattro attaccapanni, scompattato, sì, tutto quanto. Tutto esattamente, ci sono tutti quei stracci orrendi che ci mettiamo addosso per fare i nostri sketch e ci sono tutti praticamente a memoria, robe anche che non facciamo da secoli. Perché questo? Perché una parte della serata si svolge normalmente come uno spettacolo, facciamo una serie di pezzi di repertorio più o meno divertenti, un'altra parte chiederemo l'aiuto del pubblico. Quindi è questa la particolarità dello spettacolo, diciamo che ogni sera si rinnova, cioè chi è venuto una sera, la sera dopo troverà una cosa nuova. Assolutamente, una parte dello spettacolo la creiamo, quantomeno creiamo una scaletta sul momento, perché il gioco che ci siamo un po' inventati è quello di fare scrivere al pubblico su un bigliettino a inizio spettacolo il nome del proprio cantante o gruppo preferito e poi li estraiamo. Solitamente noi fingiamo di avere un repertorio illimitato, in realtà è parecchio limitata la fantasia di chi viene a teatro, per cui quelli scrivono sempre i soliti, e per fortuna nostra scrivono sempre i soliti, per cui noi ne abbiamo a iosa sui soliti grandi cantanti, cantautori italiani, oppure scrivono, cominciata a spargersi la voce, dei nomi bastardi per metterci in difficoltà. Beh, noi rispondiamo con gli insulti e la serata va avanti meravigliosamente. Peraltro, questo è un café chantant. Secoli fa, fare spettacoli in questi locali voleva dire essere molto pronti agli insulti e a rispondere. Petrolini è noto per aver anche preso a pugni qualche spettatore, che non è detto che non accada, insomma noi siamo anche in cinque, per cui insomma l'unione fa la forza. E allora gli Oblivion sono in scena al Salone Margherita da stasera, che è il 21 gennaio fino al primo febbraio, non ve li potete perdere, vi aspettiamo, ciao. Il Salone Margherita, tanta roba, il nostro anfitrione ormai. Anfitrione, sì. Come sono andati questi ragazzi? Allora, sai che non mi vengono le parole, cioè talmente bravi, talmente diversi, talmente preparati, talmente particolari, voglio ridire esattamente quello che ho detto all'inizio della presentazione, ho detto loro dalla fondazione del quartetto Cetra sono stati praticamente insigniti del ruolo di nuovo quartetto Cetra e ho detto, però la differenza è che il quartetto Cetra erano in quattro, loro sono in cinque, la vita è una crescita, ma con loro non è una crescita, è un'esplosione, pubblico tutto in piedi. Una prima straordinaria, grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie a voi che siete sempre qua. Ora a questo punto sarebbe il caso di cominciare a parlare del prossimo spettacolo, perché stiamo sempre a parlare degli altri, ma cominciamo a temere un po'. Gli Oblivion stanno qua fino al primo di febbraio e venite perché uno spettacolo, non sto scherzando, non è la vendita, è adatto dai bambini, ai ragazzi, mamma, papà, zii, nonni, affini, potrei dire che fanno resuscitare anche gente che non c'è più, talmente sono bravi. Quindi voi venite, mi viene a fare Renzo Agnes. Oga, sono straordinari, che vi devo dire, sono grandi, veniteli a vedere. Si è sentito quello che ho detto? Ma finiti gli Oblivion? Finiti, eccolo. Gli Oblivion c'è un altro spettacolo, si chiama One Man Chef, sarebbe uno. Uomo cuoco, uno uomo cuoco, cioè l'uomo sono io, il cuoco sono io, uno no, perché c'è una gran compagnia, vedete tante sorprese, attenzione, ci stiamo preparando, vieni qua, c'è il mio autore, uno dei miei autori, Giorgio Vignali, personaggio stra iper conosciuto. Allora Giorgio, facciamo una cosa, se ti dovessi chiedere con due parole cos'è One Man Chef? Vabbè, questo è lo spettacolo, no, non lo sappiamo, è un Elsa Pop, è una sul
su una base di cucina vera che lui vera. Realizza verissimo. Davanti al pubblico, pubblico con la telecamera, quindi non bleffo, con la telecamera si vede, il pubblico assaggerà, sì. Lui oltre a cucinare oltre a fare la fedelione farà 7000 cose, ci sarà un grande spettacolo, ci sarà grande satira, grande umorismo e grandi sorprese, perché tutto il teatro vivrà durante lo spettacolo. Aspetta un attimo, c'ho pure il regista, regista allora, vieni un attimo allora. C'ho pure il produttore, regista, 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 ciao, regista, 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 ciao regista, spiega cos'è lo spettacolo per cortesia. Io sono cosa lo vorrei finire. Scusa produttore, puoi venire un attimo perché no, stiamo lavorando già per il nostro futuro. Lui è il produttore, perché hai voluto rischiare in One Man Show? Perché? Perché? Non lo so perché. Però sappiamo una cosa, sì, non sono mica parole. Venite a vedere One Man Show e continuate a venire agli Oblivion che sono straordinari. Sei contento? Sì, moltissimo. Bravissimi. Sono bravi quasi quanto te. Che bella parole! Ciao, non può che finire qua. Aspettiamo. Ciao, ciao.